Buongiorno da Edo. I Mariani! Parliamo di cose belle. Qualche giorno fa è stata presentata la beta di un nuovo framework JavaScript. Lo so, un altro framework JavaScript, però aspetta, questo potrebbe essere interessante. Si tratta di Qwik, scritto Q-W-I-K, ed è creato da tre pezzi grossi della storia dei framework JavaScript, perché abbiamo alcuni dei creatori di progetti popolarissimi, cioè Misko Avery, di AngularJS, Manuel Meida, Gene e Stencil, e Adam Bradley, Ionic e Stencil. Qual è la roba che dovrebbe farvi proseguire nell'ascoltare questa news? Senti qua. Gli autori di Qwik lo definiscono il primo framework O grande di 1, mentre gli altri sarebbero O grande di N. E che significa questa roba? Per farla semplice, in informatica usiamo la notazione O grande per misurare la complessità degli algoritmi. Possiamo vederlo come un'indicazione del tempo che impiega una funzione a terminare nel caso peggiore. N è una variabile, cioè è un input che diamo alla funzione, e quindi O grande di n ci indica che il tempo di esecuzione della nostra funzione dipende dall'input, quindi quanto più è grande l'input, tanto maggiore è il tempo che impiega a terminare. Esempio in tema: più codice JavaScript mandate al browser, più tempo questo impiegherà per interpretarlo. Dire quindi che una complessità è O grande di 1 significa che il tempo è costante, sempre uguale e indipendentemente dagli input. Quindi in questo caso l'esecuzione di componenti Qwik nel browser è sempre istantanea, qualunque sia la grandezza e la complessità della logica JavaScript sottostante. Ma come fa Qwik a ottenere questo risultato? Introduce un nuovo paradigma chiamato resumability. I framework tipo Next.js adottano un paradigma chiamato hydration, cioè renderizzano i componenti server side e poi mandano la pagina statica al browser, che quindi è molto veloce, però poi hanno bisogno di reimmettere JavaScript nell'applicazione client side, e questo processo è il punto debole della catena, perché la pagina è istantaneamente visibile ma l'interazione con l'utente è disponibile solo dopo il bootstrap dell'app JavaScript. Astro, per esempio, un altro framework di cui abbiamo parlato qualche episodio fa, adotta un paradigma chiamato partial hydration, dove solo alcuni componenti JavaScript vengono eseguiti, mentre altri arrivano solo in certe condizioni, per esempio se l'utente li vede in pagina. Resumability è un pattern introdotto da Misko Avery per risolvere definitivamente il problema dell'hydration. Permette di ottenere pagine in puro HTML senza una goccia di JavaScript, che in più sono immediatamente interattive. E come diavolo fa? Avery lo ha spiegato in un lungo post in 8 parti che vi linko, ma il punto fondamentale è che invece di eseguire JavaScript che istanzia dei listener, che quindi stanno in ascolto di azioni dell'utente per poi eseguire i pezzi di logica corrispondente, Qwik serializza questi listener all'interno di HTML. Quindi il codice HTML generato da Qwik è pieno di attributi tipo onClick, che hanno label che corrispondono ai chunk di JavaScript generati server side. Quando l'utente esegue un'azione a cui corrisponde un listener su un elemento HTML, solo in quel momento il browser chiede al server il chunk corrispondente e lo esegue, limitando quindi moltissimo il traffico di dati e il tempo di esecuzione. Infatti, per ogni page load, il tempo di esecuzione corrisponde sempre e solo all'esecuzione di quickloader.js, che è il bootstrap della Qwik, che è meno di 1 KB di codice. Tutto il resto viene caricato dal browser ed eseguito solo quando l'utente lo richiede. Il paradigma viene chiamato resumable perché la parte client riprende da dove ha terminato il server, aggiungendo solo quell'overhead che è costante, e estendendo il concetto si potrebbe portare l'applicazione a qualunque punto dell'esecuzione, congelarla e generare un HTML statico di quello stato, da cui poi riprendere l'esecuzione in un secondo momento. Capite il vantaggio enorme rispetto al lazy loading di Angular, ma anche all'hydration. Tutta questa complessità a runtime non è completamente trasparente per lo sviluppatore. È necessario capire un po' il paradigma e capire come sfruttare le nuove funzioni di Qwik per gestire view, handler e state. Cioè, lo stesso componente in React ha meno codice di un componente Qwik, pur essendo abbastanza simili a un primo sguardo. Quindi bisogna valutare su scenari reali quanto è interessante ottenere quelle prestazioni, magari impiegando un pochino più di tempo nella scrittura del codice. Ed era tutto oggi, monotematica su Qwik. Ci ho messo un po' di tempo a scriverla questa, però spero di aver fatto un lavoro interessante, quindi grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao!